Lino Terlizzi, esponente del Partito Democratico di Apricena, in tempi non sospetti lei aveva già evidenziato un sistema opaco nell'amministrazione del suo comune. Oggi, alla luce delle indagini, delle inchieste della magistratura, cosa pensa? Io devo essere grato al lavoro della magistratura che è riuscita con grosse difficoltà a far venire fuori quanto di marcio noi avevamo già segnalato nel 2014. Però tutte le gare al comune di Apricena giravano in un certo modo, è storia, torno a ripetermi, quindi nessuno stupore. Voi avevate segnalato molte cose già nei consigli comunali, alle autorità preposte? Certo, allora noi, al di là di tutte le dicerie e le stupidaggini che dice il sindaco, tutte le volte che abbiamo fatto un esposto glielo abbiamo prima preannunciato in consiglio comunale. Sull'affare Andreani Tributi, io ricordo, era all'incirca metà luglio, sono andato in consiglio comunale e gli ho detto: qua non va bene niente, dovete togliere questo punto, non si può firmare questo contratto. Sono andati avanti. Sul bilancio, che noi abbiamo fortissimi dubbi sulla... perché abbiamo proprio dei dubbi fortissimi su come vengono gestite le poste di bilancio, noi in consiglio comunale gli abbiamo letto l'esposto che se loro lo approvavano in quel modo noi l'avremmo presentato alla Corte dei Conti. Quindi nessuna lettera anonima, nessuna... Mai fatte lettere anonime, tutti gli esposti che abbiamo fatto li abbiamo detti perché siamo persone per bene e serie. La serietà che purtroppo non riscontriamo nella parte opposta, insomma, che solo 10 giorni fa ci ha definito dei delinquenti. Cioè, insomma, da colmo, no? Una comica, tutta una comica sostanzialmente.